Salve a tutti, io sono Dolon Gamer e bentornati su Super Mario Odyssey. Oggi assaltiamo il castello di Bowser, location molto asiatica, piena di pericoli e con nuove interessanti meccaniche. Ci attendono numerose boss battle contro i Brawlers per cercare di fermare questo maledetto matrimonio prima che sia troppo tardi. Ce la faremo? Buona visione! Mario, mi fa piacere che tu sia lì tutto bello, tranquillo e riposato, ma di sto passo il passero ti caga in bocca, Mario! Oh, bravo, tu sei svegliato, ciccio! Non hai il vestito adatto per la visita al castello di Bowser? Attimo, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Credo 2 o 3 giorni fa, ho perso completamente il conto. Ma guarda lì, piccoli stellini col cappellino. Ah, siete uno più bello dell'altro. Un po' anche un po' cazzerecci però, eh. Ehi, buoni dovete stare, che stracopio. Che vogliamo prendere il controllo di uno, aspetta. Ok, facciamo la torre di funghetti come al solito. Oh mio Dio, ma siete veramente... No, ho saltato male. Dicevo, siete veramente un bel po' buoni. State buoni. Ci sono abbastanza torri di funghi per tutti. Oddio, non vedo l'altro. Ok, ottimo. Me ne resta un ultimo lì sotto. No, da quest'altra parte. Ottimo. Ah, mi stavo domandando se ci fosse un valido motivo. Accelerate, ragazzi. E poi visto che c'era l'interruttore. Direttamente qui a lato. Oh! Cominciamo alla grande subito con una bella luna. Sì, grazie. Io la vorrei. Ottimo! Torre di Goomba sul muro. Quante lune mi devo procurare stavolta? Ah già, è vero, è l'ultima mappa, quindi in verità non c'è una quantità minima che ci serva. Mario, ok. Ti faccio un valido motivo. Ah, la valuta locale. Molto, ma molto bene. Si tratta di monetine col volto di Bowser. Allora, vedo un po' di uccellini in giro. Evitiamo di andare a complicarci troppo le jornade. Dobbiamo raggiungere la prossima zona, quindi. Ah, ok, dobbiamo superare ogni area per raggiungere poi il castello di Bowser che si trova laggiù. Vedo cose che si muovono. Sto gioco c'ha una realizzazione grafica decisamente migliore del previsto. Ok, vai cosa. A posto. Ok, un checkpoint, lo vorrei. E questi cosa sono? Un buon giardino? Posso prendere il controllo, buongiorno. Oh, ma è la cosa più figa della vita. Oh, ma perché non li abbiamo incontrati prima? Sono veloci. No, che vuol dire? Mi sono bloccato malissimo. Oh, quindi puoi bloccarti anche sulle pareti? Questo vuol dire che ci possiamo appendere sulle pareti. Se ho intuito bene quello che mi sta dicendo il video là sotto. Ah. Oh, ditemi che possiamo circumnavigare l'intero muro se dovessi ipotizzare. Ok, aspettate, mi devo appendere. Poi mi lancio così. Ma dai, ma è comodo. No, aspetta, perché ti sei staccato? Ah, non posso rimanere in tensione troppo a lungo. Ok, devo anche essere abbastanza veloce. Sciogaro, addio caro. C'è una luna furbina là sotto. Aspetta che c'è anche un collega. Salve collega, mi ignori, sono un parto della sua mente. Aspetta, perfetto. E siamo a 2, dietro le grandi mura. Sì, ma... Ah, aspetta, aspetta. La realizzazione architettonica di sto posto non ha minimamente senso. E per adesso sono i primi livelli, che sono anche i più semplici. E vaiero. E vaiero a posto. Anzi no, ci sono altre monetine. Beh, devo andare a un matrimonio, scusate. Mi dovrò comprare probabilmente un costume adatto. Sicuramente sarà un costume molto molto giappa, se dovessi ipotizzare. Ho la vaga impressione tuttavia che non ci potremo appendere a qualunque muro. Ci saranno sicuramente dei limiti stile portal. Ok, possiamo procedere. Ottimo. E voilà, altro checkpoint. Grazie caro. Corte esterna, retro. Oh, sono i ragazzuoli. Non li posso buttare di sotto? Ah, non era quello che volevo fare una volta tanto. Oh no. Perché qui? No, no, è tutto bloccato dalle recinzioni, quindi non mi posso liberare di loro. E certo, la fetta di culo è inclusa nel prezzo, Mario. Mario, pista via. Ok, facciamo prima quelli esterni. Ah, aspetta. Ma no, 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 no. Ce la faccio comunque. Yehey. Sono fatto palpeggiare male e un po' mi è piaciuto. Ma non importa. A posto, a caccia di note tra i copistrici. Che bel nome. O cupistrici in questo caso, ma ci siamo capiti. Aspetta che di solito c'è un cuoricino nascosto. Mario, fammi anche da sopra. Oh, aspetta, scusi, prendo cuoricino e scappo. Prendo cuoricino e scappo, non me ne frega di tutto il resto. Ok, saltiamo dall'altra parte. Mario, non mi volare di sotto. Signore, da quanto tempo che non la vedevo lei? Fammi tirare, lo vedo un pochino triggerato, aspetta. Aspetta, forse devo attaccarlo da sopra. Vediamo un po' se la teoria è corretta. No, Mario, culata. Olè, a posto. E lo abbiamo annientato alla gra... De? Ok, cioè, faceva parte dell'obiettivo secondario. Pertanto, recuperiamo la luna. Dovremmo anche tipo aprire il cancello, Mario. Fa che sto posto è costruito con troppa sicurezza. E infiltrazione al castello di Bowser. Ed era il nostro primo obiettivo. Vediamo un po' se cala il ponte. Oh, anche così va bene lo stesso. Apriti, sesamo. E ora cosa dobbiamo fare?
Bombe e fuochi d'artificio. Oh, molto bombe più che fuochi d'artificio. Oh no. Ok, il nostro viaggio si sta per complicare. La prima parte è stata anche abbastanza semplice. Buon salve. Scusate, qualcuno mi dà delle indicazioni stradali? Allora, vediamo di aprire tutte le scatole che incontriamo. Siamo a scena. Oh già, che vuoi? Aspetta. Maledetti bastardi, mi ero dimenticato che posso fare anche questo lavoro. Aspetta un secondo. Aspetta, situa mi puzza pop una cifra, eh? Il rischio di volare di sotto è alterrimo. No, no, Mario, evitiamo di correre rischi inutili. Grazie, Chiara. Controlliamo più che altro se ci sono anche delle lune. Dio, sto posto è troppo grande. Non lo faccio mai più. Ok, pensavo di andare a sbattere e volare di sotto. Vai, caro. Nino, smettila di correre tutti questi rischi. Oh, e vedi che ho trovato cose. Aspetta, 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 che c'è il signore là sotto. Mario, occhio alle ginocchia, Ciccio. Ciao, Ciccio, come va? Tutto bene? No, prendi il controllo. Mario, dall'altra parte. Ok, molto ma molto gentile. C'è un buchino dall'aria sospetta, ci posso... Oh, ok, c'era una luna. Ho fatto bene a conficcare il mio becco. A posto. Picchiettando sulla fessura nel muro. E siamo già a 5 lune. Siamo letteralmente all'inizio della mappa. Se guardo le parti che ho già superato e scopro che ho lasciato lune o altro, mi prendo a ceffoni da solo. Mi sa che per tornare là sopra, dobbiamo utilizzare l'abilità di sta specie di picchio. Ah, ok, non so come altro definirti, Ciccio, porta pazienza. Oh no. No. Cioè, il checkpoint è tipo qua dietro, potrei anche arrischiarmi, eh. È un'idea di M. La batteria del controller è qua di scarica. Oh! Beh, poi io lo uso da tipo quando mi è arrivato. È una roba incredibile perché non l'ho mai dovuto ricaricare. Ma caro, aspetta, mi fai finire almeno di registrare l'episodio? Non ci vuole di collegare i cavi? A posto, grazie signore, è stato un piacere incontrarla. Vai! Ok, nuova zona, nuovi porchi. La corte intermedia. Allora, se notate bene c'è un po' di uccellini molto arrabbiati con la vita. Ok, gli ho coltellato male la faccia. Posso respingere le bombe in qualche modo? Posso farlo? Abbiamo la technology. Ottimo, ottimo, ottimo. Ah, aspetta, 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 aspetta. Signore, non rompa le balle adesso. Cortesemente siamo un pochettino impegnati. Aspetta, 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 che non ci siano lune nascoste anche lì. No. Aspetta, recuperami la luna. Bravo, caro. Levo tutte le balle. Sicuramente una è là sotto. Ok, ho distrutto tutto, ma non c'era nulla, purtroppo. Dopo controllo se ci sono robe là sotto. Allora, Mario, mi raccomando, non farmi minchia. Oh, aspetta, 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 non mi sono... Accorto! Aspetta! No! Oh, fatto prendere da panicume! Torna su, torna su, torna su, torna su! Allora, mi sa che dobbiamo ritornare un po' sui nostri passi. Cuoricino non mi serve. Allora, aspetta che c'è veramente un sacco di gente qua sotto. Occhio, 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 occhio. Perfetto. Perché avrò lasciato indietro cose. Allora, Mario, esci un attimo. Cortesemente. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Ok. E... No, riprendi il controllo. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, mi mancano ancora Shokari. Un paio di frammentozzi potrebbero essere tipo dovunque purtroppo per me. Vai. Aspetta un attimo, mi posso anche... Oh, sì, mi posso bloccare anche qua. Il gioco dice non ci sono problemi. Mi sa che dobbiamo uscire. Aspetta un secondo, Ciccio, eh. A posto, siamo a 22 su 100. Grazie di non essere despawnato. Oh no, me ne sarei dovuto accorgere prima. Ok, scendi con molta delicatezza. Piano. Ok, posso saltare sopra? No! Ok, giustamente il fuoco nuoce gravemente alla mia salute. Per fortuna abbiamo lasciato indietro un... Fai tornami su, Ciccio, vai. Ok, occhio alle bombe. Dicevo, abbiamo lasciato indietro un cocchio di cuoricino che non è neanche despawnato. Bene, 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 bene. Ok, abbiamo recuperato abbastanza monetine per comprarci in futuro un bel costume, caro. Allora, ho una mezza idea. Non so se funziona, ma... No! A giudicare da quello che vedo, forse forse. Puoi andarmi più su? No, no, aspetta! Sono state fatte minchiate. Ma il suono è troppo bello, poink. No, davvero, sono un po' infantili sti suoni, ma ti mettono sempre l'allegria. E vai! Ok, c'era un valido motivo per fare tutto sto cocchio di tour. Oh, oh no, oh no, no, no. Ok, facciamo la minchiata, sì, va bene. Ehi! Pec, spavento! Non mi aspettavo di trovarvi qua. Ok, bravo caro, che sul tetto ci sei salito. Ah, l'altra luna si trovava qua dietro. Cioè, ho fatto un giro inutilmente lungo. E... No, ragazzi, le monetine le lasciamo lì. Cioè, con tutta la buona volontà, ma non ho voglia di rifarmi 8 milioni di parti. Ok, le guardie mi hanno leggerissimamente individuato. No, un po' più... Ecco, bravo, vedo che si è capito. No, mi sono troppo distratto. Porca la miseria. Vabbè, ma se c'è lo spawner continuo... Dovete darmi 5,1 secondi. Ah, ok, l'ho visto adesso, l'ho visto adesso. Un po' più a sinistra.
Ed eccolo lì, l'ultimo. Sì! E abbiamo una nuova luna. Ottimo, ora vado a recuperarla, cercando di non farmi bullizzare male dalla fauna del luogo. Aspetta un attimo, che c'è un altro tetto. E spadonchete. Da qui non posso passare. Aha! Sì, facciamo il giro invece. Spadonchete, il problema non sussiste. Aspetta! Speravo di poter arrivare più facilmente sul tetto. Ah, è solo per 4 monetine. Va bene. Rino, scendi senza farti pigliare in pieno dalle bombe. Ciao cugino, addio cugino. E voilà, altra luna, nuovo interruttore. Direi che abbiamo completato anche la seconda fase. Sì, bombe, fuochi d'artificio. Oddio, Loni, tecnicamente c'è il checkpoint se proprio vuoi recuperare le monetine. Ma non mi sento molto motivato a farlo. Ottimo! Sì, sì, tanto sono mappe che si possono rivisitare in qualunque momento. Scontro con i Brodals. No, i Brodals, no, che mi stanno troppo sui maroni. Uila! Vedo due pedane, come due? Oh, no. Ok, mi hanno ridato la vita. Scusate, lo scioppone dov'è? Aha! Guarda, guarda, mi sono messo a distruggere un punticino furbino. No, no, ciccio, c'è il... No, porca miseria, disincagliati. Ok. Ma guarda un po'. Ecco perché c'erano tante scatole dall'aspetto decisamente pop una cifra furbino. Perfetto, picchiettando il muro della torre. Ah, posto, mi hanno anche ridato il cuore coperto perché ero pirla. Oh no, vedo cose là sotto. Ok, datemi mezzo secondo. Non dovrei decisamente farlo, ma sono un pirla e lo faccio. Comunque, aspetta. Pensavo di essere più vicino alla parete. Ok, passiamo da di qua stavolta. Bene, molto ma molto bene. Ciccio, vammi tutto di lato. Devo sperare che sto cretino non mi si sposti all'improvviso. Oh, aspetta, ho sbagliato tasto. In mia difesa lo sapete molto ma molto bene. Ho una coordinazione di merda. L'ho sempre detto, non ne ho mai celato l'esistenza. Anzi, l'assenza della mia coordinazione. Aspetta, no. Aspetta, se... Che miseriaccia, aspetta, allora di là siamo a posto. Scusate, ma davvero a tratti sto gioco mi causa un'ansia incredibile. E col fatto che adesso è una corsa contro il tempo, per via della batteria del controller, c'ho la doppia ansia. A posto! Tesoro dentro la torre. Ma perché? Ok, grazie signore, se si piace incontrarla. Mi riportate indietro? Io ho scoperto una marea di lune in queste mappe. Ce ne saranno sicuramente alcune nascoste decisamente meglio. Ma per adesso... mi ritengo proprio una cifra soddisfatto. Ok, non penso che ci sia altro. Vai! Dobbiamo affrontare i sbroda. Oh! Oh, ho trovato lo sciuppone. Aspetta, salva la partita. Che non mi fido, ma proprio per nulla. Buon salve! Dovremmo avere, penso, tutto il necessario. Perché gli umani lavorano per Bowser? Questa non l'ho capita. Abbiamo l'elmo da samurai. Vai, Eren. Ecco qua. Ovviamente compriamo anche l'armatura da samurai. Cioè, tecnicamente io sto finanziando Bowser, eh. Mario, ste cose non si fanno? E tanto che ci siamo, comprami la lanterna di carta. La mettiamo all'interno della nostra aeronave. Vi sono tutti felici e contenti. Ma non posso comprarmi la statua Gizo. E questa cosa non mi piace proprio per nulla. Tuttavia... Sì, bravo Mario, sei bellissimo, molto sexy. Perciò hai le monetine sopra? Mi sembra di sì. Dicevo, visto che il denaro lo abbiamo, allora, prima di tutto comprami così una luna proprio a gratis, eh? Mario, non ho bisogno delle animazioni. Bravo, bravo, siamo tutti fieri di te. A posto. E in verità, volevo prendere un cuore energia. Perché sì, se devo fare la boss battle e stavolta probabilmente li devo affrontare tutti, è bene avere un cuoricino extra. Cioè, finché non conosci il pattern d'attacchi, il problema è sempre lo stesso. Il costume da pagliaccio? Oh mio Dio. No. No, grazie, non sono messo così tanto male. Tengo da parte il denaro per tutti i fail che farò prima di riuscire a sconfiggere, ovviamente, i boss. Fatemi dare tutto in giro. Vabbè, grazie, abbiamo già dato. Salve, signore, dica. Vuoi sapere cosa succede qui dentro? Spiacente, ma l'ingresso è consentito solo ai samurai. Ma per tutti i samurai sembri essere uscito da un libro di storia. Entra pure. Alla facciaccia tua. Scusate, ma quanto è grande sto posto per avere 86,9 porte? Oddio, oh no. Sono andato a infilarmi in un posto brutto e cattivo. Vediamo un po' cosa mi attende questa volta. Cos'è? Oh, aspetta che qua scende tutto. Ok, recupero almeno un po' di monetine perché sicuramente mi farò bullizzare da tutta la fauna del luogo. Ok, ora sappiamo che queste scendono. Beh, ma scendono quanto? Vabbè, diciamo che scendono tutte e sta cosa non mi piace, ma proprio per nulla. No, beh, sono saltato in lungo, sono pirla, sono saltato in lungo. Non ho capito neanche perché ti chiedono 10 monetine per risorgere. Cioè, guadagni normalmente talmente tante monetine gironzolando ad Cocchium che il costo è veramente una cosa stupida.
Ok, aspettiamo che arrivi la piattaformina. Vai, Gero. Perfetto. Posso avere un checkpoint? No, eh. Allora, ok. Vedo cose brutte e cattive. Vediamo di andare dall'altra parte. Ciao, tartarughina. Allora, Lunino, non farti fregare dalla tartarughina. Cosa ho fatto? Almeno ce ne siamo liberati. Ottimo. Allora, vediamo un po' quanti porchi dovrò tirare. Aspetta. Ok. 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 Aspetta. E devo scendere qua probabilmente. Ottimo. Aspetta. Ok, la luna è là sopra. Vai. Prendi la luna e a posto. A caccia di note nel paravento. Beh sì, tecnicamente è un paravento. Abbiamo raggiunto l'uscita? Lo prendo come un gigantesco no. Ok, la luna principale è lì. Oh, ho capito. Devo usare la tartaruga per distruggere le pareti. E questo coso scende peraltro. Ok, aspetta. E sbado anche te. Ottimo, quindi glielo devo abbassare io praticamente. Ok. Aspetta, 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 aspetta. Mi sta venendo l'ansia assurda. Ansia considerevole. No. Ah sì, anzi, in verità sì. Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Oh, ho fermato il coso? Non posso comunque, scusi. Dovrebbe tipo ripartirmi cortesemente. Grazie, aspetta. Ok, ora resti lì. Ho fatto tutto a casissimo. Assolutamente sì, la traversata sul paravento. Ok, direi che mi sono imbarazzato abbastanza. Grazie caro, possiamo riprendere l'avventura. Aspetta, ma ho perso i cuori extra. Ma porca la miseria, scusate, ma è una è troppo una truffa. E io che ne sapevo che c'erano le parti furbine, tutte cose. Sì, 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 per 50 monetine avanti. Mi sembra di aver visto qualcosa sul tetto. Oh, vedi, 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 vedi. Ma Mario, 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 aspetta, com'era per abbassarsi così? Aspettate che non gioco per qualche giorno e mi dimentico gli stracocchio di tasti. Allora, vediamo cos'altro c'è. Buon salve. Qui manca una statua. E c'è una piattaformina furbina. Ok, Mario, accelera un attimino, caro. Perfetto. Ok, immagino che basti mettere la statua tipo... Oh! Oh, ok. Grazie, cara, perfetto. L'abbiamo incastrata perfettamente. E questa me la cucco io. Olè, fila di gizzo. Non c'è bisogno di dire parolacce, ma va bene, lo stesso. Oh, vedo robe che si rompono. Quindi mi sa che ci serve un'altra gizzo. Perfetto, accelera, gizzo. E vai, e vai, e vai. E olè, più olè. Ottimo. Oh, oh, aspetta, 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 aspetta. C'è un altro posticino furbino anche qui. Più di là. Più girato così. Ottimo. Dulun is magic one. Posto Shogaro. Aspetta che non entro nel tubo prima di aver preso la luna. Fila di gizzo, ma sottoterra. Apposta. Eccomi qua. Grazie del passaggio. Non so perché segni 23.07, visto che tecnicamente abbiamo superato la mezzanotte. Lo so, ciccio. E resisti ancora un po'. Non c'è neanche la power bank per ricaricarti. Comunque sì, il controller pro. Wow, grande batteria. Porca miseria. Allora, siamo pronti a farci bullizzare? Più o meno, diciamo più o meno. Un salve. Ci sono delle statue di Bowser dall'aspetto veramente proprio una cifra inquietante. Devo andare qua? Salve. Non funziona l'interruttore? Oddio, devo salire sulla piattaforma? Lo prendo come un sì. Buongiorno. Ah, Romeo e Giulietta, buongiornissimo. Brothers Edition in questo caso. Eh sì, il matrimonio è alle porte e il capo si sta facendo bello per il suo grande giorno. Che culo. Per quanto riguarda voi due, è meglio che leviate le tende perché non siete invitati. Oh no. Lei non l'abbiamo più riaffrontata o mi sbaglio? Salve signorina. Oh, questa volta ce le ha doppie. Cazzo, la mia miseria, io ho pronti i porchi doppi. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, li devo colpire quando me li tira? Aspetta. Che faccio, che faccio, che faccio, che faccio, che faccio. Provo. Oh, funzionato che meglio del previsto. Bullizzala male, bullizzala male, ottimo. E... aspetta, poi devo colpire le bombe che lanciava. Aspetta, 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 aspetta. Più veloce, più veloce, più veloce, l'olino. Quando si trova sopra. Quando si trova sopra le bombe. Merda, merda. Sono stati commessi degli errori, le idee erano buone, ma la pratica è stata veramente pessima. Aspetta, aspetta, poinche te. No, non ha funzionato. Devo essere orientato un po' meglio. Vabbè, ma neanche un tiro decente. E olè, buono, molto molto buono. Salve signorina. Tanto in animazione, perfetto. Quante vite mi hanno tolto? Solo una. Allora, Lunino, aspettati il primo attacco. Ok, aspetta, aspetta, vai, 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 vai. Merda, non sta funzionando. Ok, aspettiamola di qua stavolta. Ah, fregata la grande. Ah, posto. Il pavimento è un po' pieno zeppo di lava. The floor is lava is real in questo caso. Aspetta, aspetta, aspetta. No, non ho fatto quello che volevo. Aspetta, vai. Ah, l'ho lanciato in Culolandia. Me la mettiamo, signorina. Che fa? Questo è diverso, questo è diverso, questo è diverso. Ok, devo attaccargli le bombe. E... oh, ok, poi le esplodono in faccia. E... ah, ho saltato malissimo. Ok,
Sono stati commessi errori dettati da panico e scarsa abilità coi controller? Apparentemente sì. Ottimo, è la prima statua. Vabbè, non mi aspettavo che esplodesse, mi pare un po' una reazione eccessiva. Ok, me lo date un cuoricino quando vedo un secondo? Non volarmi di sotto che te ne prendi tante ma tante. Aspetta un secondo. Non mi dite che... Tutto calcolato, Mario. Porca miseria, sono volato proprio una cifra in basso. Potrei provare il salto triplo. 1, 2, 3. Non lo faccio mai perché in realtà non so calcolare la tempistica corretta. E sembra che ci sia qualcosa da quella parte. Oh, porca la miseria. Lonino, ho una mezza idea. Prima di tutto, affronta la prossima boss battle, che se perdi i cuori ti faccio perdere le gengive. Vedo una luna! Vedo una luna sotto, in mezzo alla prossima porta. Guarda, chiaro, ciao, come stai? Aveva ragione il capo a dire che siete due tipi piuttosto ostinati. Per tenere alto l'onore della famigliola, i Brothers, beh, non mi resta che annientarvi una volta per tutte. Ok, non mi ricordo il tuo pattern d'attacchi. Ammetto c'ho un po' di memoria. Ok, un sacco di cappelli. Quindi che faccio? Devo colpirti più volte? Che fa? Oh, ok, l'ho colpito. Ok. Se dovessi ipotizzare... Oh, merda. Aspetta. E dov'è lui? Ah, devo capire su che cappello si nasconde. Oh, poi si velocizzano. Aspetta. Maronne. Con contorno di maronnissime. E che stracocchio. Ah, molti più cappelli di quanto mi aspettassi. Aspetta. Non ti attaccare il bastardo. Ok. Aspetta, un altro colpo. E vai. No, bastardo. Vieni qua, porcaccia, la miseriaccia. Ok, ho che cappelli. Dove sei, fidentone? Trovato. Ok, colpiamolo. No. Ok, te la sei giocata bene. Pure io ho corso dei rischi inutili. Vai. Ok, saltami in testa adesso. Anche, ragazzi, ha fatto un piccolo errore. Stavolta di prepotenza sono andato. A posto, signore? Li abbiamo risconfitti tutti? Una volta per tutte? Non li rivedremo mai più? A posto? Oh, grazie. Oh, meno male. Ovviamente Bowser c'ha le lune rosse. Quelle proprio iniettate di sangue e porchi del telone. Allè, abbiamo completato scontro con i Brothers. Una volta per tutti edition, vorrei aggiungere. Spero, me lo auguro. Allora, abbiamo attivato l'interruttore, ergo... Perfetto, possiamo passare verso la prossima zona. La luna che ho visto è là sopra, la vedete? Fra le sbarrette? Resa di conti al castello di Bowser. Ma voi siete scemi nel cervello, cos'è? Ma mi sembra di guardare un vecchio film giapponese anni 50. Ci sono un sacco di entrate secondarie che mi inquietano proprio una cifra. Allora, Nonino, se mi butti via... No! Dicevo, se mi butti via sti cocchio di cuori... Ecco, per l'appunto, lo dicevo io che saltavo male. Te ne prendi tante ma tante che lascia stare, che è meglio. Beh, non ci siamo allontanati tanto dalla navetta, eccola laggiù. Ok, alleluia! No, come dite, sono fatto tipo 10 tentativi tutti fallimentari. Cos'ho fatto? Oh no, potevo farmi gli stracavolacci miei, vedo cose brutte. Non c'era bisogno di metterla così distante st'isola, peraltro, eh. Perché c'è questa roccina dall'aspetto molto furbino che lasciamo stare che è meglio. Ok, dobbiamo sconfiggerli tutti, salve signore. Ok, mi tolgo io, grazie, è stato un piacere incontrarla. Perché mi hai fatto il salto triplo, piccolo bastardo? Non ti sto odiando minimamente, Mario, lasciamo stare che è meglio. Ok. Sconfiggerli non è poi così difficile, grazie caro. Oh no, non mi dite che ci sono tipo cose nascoste in una di queste. Vediamo un po'. Dobbiamo fare una prova. Porca la miseria, l'idea è buona. Magari, Nonino, la prossima volta vedi anche di spostarti in tempo. Ok, non ho visto nulla di interessante purtroppo. Signore, forse dalla sua parte? Vediamo un po'. Mario, ho provato a farti spostare. E che stracocchio. Tentativo numero 2. Ok, niente. Dai, sembrano messi appositamente qua, avanti. Niente da fare, figlioli, glielo fate distruggere tutti. Perdendo peraltro 3 cuoricini, lasciamo stare che è meglio. Posso solo dire che la delusione ha avuto la meglio su di me. Aspetta, olè. No. Ok, scusi, A posto, ok, c'era una luna standard. E quelle casse messe lì? Vabbè, mi hanno dato delle monetine. Meglio che niente, immagino. Beh, almeno sappiamo perché c'era sta ruccina furbina. Yay, piazza pulita degli scalorchi. Ma chi gli ha dato i nomi a sta gente? Ok, torniamo indietro. Forza, più rapido, porca di quella iperporca. Che c'è un video da registrare e un controller da ricaricare. Attimo. Potessi ritornare in negozio, sarei un momento decisamente più felice. Allora, potevo anche attivare il checkpoint, Abbiamo finalmente raggiunto la corte principale. Sì, guarda, trattengo attento l'emozione. Allora, vediamo un po', perché sappiamo che c'è una luna
furbina là sopra. Ah, dobbiamo passare da lì. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? La giornata difficile al lavoro? Sono cose che capitano. Allora, io faccio una prova, ma non garantisco il risultato. Tanto ormai le... lune extra. Sì, vabbè, le vite extra le abbiamo perse, quindi... amen, olle. Aspetta, c'è un coso elettrico qua. Ah, e giurerei di aver visto delle monetine. Mentre... ok, giravo la telecamera. In un momento non me l'ho precisato del mio passato. Perfetto. Ne abbiamo raccolte quasi la metà. Ah, l'ho trovato, perfetto. Mario, escimi dall'uccello. Detto così suona male. Uccellini, andate via. Vai, caro. E... ok, possiamo scendere da qui. Vai, 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 vai. Ok. E... ah, ci hanno riportato dentro? No, c'erano delle monetine anche qua sopra. Dietro le sbarre. Vabbè, tanto devo comunque ritornare indietro. Ui. Ah, è così che mi prendo le monetine. Sì, vabbè, insomma, avete capito. A posto, nulla di troppo entusiasmante. A posto. Mario, se non mi fai minchiate, mi riesci a saltare dall'altra parte in un solo salto? Ma io perché ci provo? Ah, lo sappiamo tutti che me ne pentirò. Lo sappiamo tutti che me ne pentirò, amaramente. Ma lo faccio comunque. Non chiedetemi perché. Ottimo. C'è qualcosa di faigo su questo tetto? Ok, oltre là non possiamo andare. Ah, solo delle... normalissime monetine. Ho la vaga impressione che l'intero episodio sarà basato su questo livello. Ecco, ho preso anche le altre. Ora, dopo essermi fatto bullizzare abbastanza. No, aspetta, no, 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 no. Mario, 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 ti voglio bene, ma ogni tanto mi fai di quelle cagate. Chiaramente colpa di Mario. Io non c'entro nulla. Un cuoricino extra me lo potevate anche dare. Ho detto tra noi se perdo una vita della serie Amen, chi se vi fosse visto. Ah, a posto. Mario, mi scendi? Grazie. La carpa koi, ma che bella cosa. No, no, non volevo lanciare il coso, scusa. Ho sbagliato tasto io, però con la luna ci ripristiniamo le vite. Tesoro sommerso nel fossato, olè. Sì, ecco, ritorniamo anche a galla. Per avere un secondo, che non mi dispiacerebbe proprio per nulla. Peta, 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 peta. Mario, Mario, le monetine a questa parte. Bravo, bravo, caro, perfetto. Olè. Oh, per un secondo ho tenuto il peggio. No, non ci credo, era tornato qua sopra. Grandissimo pezzo di lasciamo star che è meglio. Ok, intanto liberiamoci dei signori. Ultimo. Allora, ce n'è uno, ce ne sono sempre altri, ma vabbè, dettagli. Allora, c'è qualcosa di interessante là sotto? Non vedo nulla di che. Provo a dare un'occhiata, vediamo un po'. Buon Salvino. Ah, no, siamo dall'altra parte rispetto alla luna. Ma per il resto mi sembra tutto molto normale. Sì, ho visto che c'era uno sticker, ma non importa. Fatto sta che ci serve l'uccello. Allora, aspetta. Lo so che la batteria scarica. Non devi ripeterlo ogni 1,8 secondi. Ok, vai, caro. No, 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 no. Ottimo. E qua non possiamo scalare praticamente nulla con l'uccelletto. Grazie, caro. A meno che non facciamo... no? Sicuro che questo non lo scali, ciccio? Oh, ma è metallo. Forse, forse non è metallo. Ah, a posto. Ah, bombe, 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 bombe. Ma siete... ah! Scemi nel cervello. Allora, non alleatevi che sono già in ansia di mio. Ah, a posto. Allora, dobbiamo distruggere qualunque cosa ci sia là davanti. Ah, era tutto solo per un cuoricino. Nulla di troppo entusiasta. Smante. Caccia. La miseriaccia. Non c'era altro da mandarmi contro? Non ero già abbastanza in ansia di mio? No, ci sarà sicuramente roba... te lo scordi. Ok, c'è il checkpoint, ma te lo scordi? Ho già avuto una giornata abbastanza difficile. Perfetto. Ma chi è che muove le... come... come funziona? Scusate, domando per un amico. Ok, al diavolo chi non risica, non rosica. Piano. Aspetta, ho sbagliato tasto. Ah, vado, che è caduta lunga. Ok, che questo mi serva di lezione. Mi faccio gli stracavolacci miei. Un attimo, e chi si è visto? Si... oh, signore. Finalmente scopriamo che la mia idea era abbastanza valida. Bravo, bravo, bravo. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Va bene lo stesso, ho preso la luna. Importante è quello. Aspetta, lunina, vieni da lunino. Bravo. E ci possiamo liberare del rompipalle. Olle. Oh, ma guarda quanto è bella. Perfetto, in un blocco del castello. Ah, c'è un mega tetto da queste parti. Sicuramente mi servirà l'uccelletto per trovare tutti i segreti nascosti. Allora, aspetta che di solito c'è anche una bella luna. Eh sì, una bella luna, scusate, un bel cuoricino. Troppe lune, lunino. Ti sta venendo la non si sia... Don! Che buio ci fai qua, cosa? Ehi, ho camminato così a lungo per questi tetti che ora mi sono perso. In compenso però ho trovato questa luna, prendila pure. C'erano troppi però in quella frase, Todd. Uno te ne ho cancellato io, vai tranquillo. Che bello vederti, Captain Todd. Non è vero, mi stai sulle palle. E spero che ti perderai proprio una cifra. Allora, vediamo. Come? Non stavo neanche premendo in quella direzione.
Ho detto che è uno stracocchio di complotto intergalattico. Allora, mi servirebbe un altro uccelletto. Buon Salvino, salve signore, stavo proprio cercando lei. Altrimenti non mi posso scalare la parete. E voilà. Pensavo che Bowser fosse così tanto altolocato comunque. Oh no. Ma mi prendete in giro. Allora, di là abbiamo monetine. Ok, anche di qua abbiamo monetine. Aspetta un secondo. Ho notato un piccolo problema. Ovvero, solo in alcuni punti molto specifici io mi posso aggrappare. Oh, che bella notizia. Dopo la gioia con cui l'ho scoperto tutto ciò. Questo vuol dire che tra poco dovremo coordinare il tutto. Molto, ma molto bene. Allora, qua proviamo a lanciarci verso l'alto. Più di lato, troppo. Di lato. Ok, vai Gero. Ora sparami là sopra. Birrefietto. Oh no, non lo fare. Non lo fare, lo sai che poi ci schiatti. Lo sai che poi ci schiatti. Ok, non ci sono, schiatta. Schiatta. Stavo per gufarmela da solo. Qualcuno potrebbe dire di sì. Bonino, porta pazienza, non ti corre dietro nessuno. A parte il controller che si sta scaricando, quindi date una leggerissima mos. Tutto calcolato, figlioli, tutto calcolato. Volevo farvi salire un pochettino di ansia. A posto, fammi il checkpoint, fammi il checkpoint. Ok. Oh, oh, vedo un buchino in cui infilarlo. Il becco, sempre il becco, ragazzi. Un'altra luna gratis? No, ma che cagata. Solo delle normalissime monetine per davvero. Non prendermi in carico delle monetine. No, 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 lasciale lì. Non mi sto neanche a rompere le balle. Allora, scaliamoci sta cocchio di torre in qualche modo. Oh, no, monetine dall'altro lato. Il terzo nastro non si muove. Che una bella comodità. Sto avendo problemi di coordinazione d'ansia. Ok, un po' in alto, non troppo. Troppo alto. Aspetta. Porca la miseria. Volevo andare lì. Allora, mi sparo verso il lato. Vai. Ok, e vai. Merda. Ok, dobbiamo anticipare le mosse così abbiamo più tempo per... Ok, coordinare il resto. Allora, sì, potrei procurarmi quelle monetine. No, non sono così tanto masochista. Va bene così. Sono un ometto. Abbastanza semplice. Sarà qualcosa di te... Vorrei girare la telecamera se non ti dispiace. Ma gioco dice col cocchio. Ti faccio vedere le scene faighe. Dicevo, volevo dare un'occhiata perché sui tetti te lo garantisco che ci hanno nascosto qualcosa. Forse anche no. Ok, ho controllato un po' dovunque. Non ho visto nulla. Perfetto. Grazie uccellino. Ti lascio anche vivere. Non è una cosa da po'. Oh. Aspetta, aspetta, aspetta. E qua. Oh. Salve signore, faccio attenzione a non scivolare male in acqua. Oh, c'era il cugino. C'era il cugino, mi sono spaventato. Aspetta, aspetta, aspetta. Perfetto. No, mi serviva l'uccelletto. Oh, mi sono arreso troppo facilmente. Queste probabilmente erano due lune facili facili. Ma dannazione. Sapete qual è il mio motto? I coglioni pagano. Ecco qua, non in senso di testicoli, ma i pirla pagano. Aio, hai rotto le balle, hai. Poi questa telecamera. Ecco qua, come non fosse accaduto nulla. No, un po' più, più basso, ciccio. Devi... Miseria, c'è quasi. E dai. Oh, perfetto. Una luna me la cucco io. Ciccio, quando hai un secondo. Ah, devo prima. Ok, ok, ok. Speravo di potermi tipo spadonchiate e andare verso l'alto. Picchiettando vicino al grande portale. Ottimo. Quindi di qua cosa c'è? Perché due lune proprio così a gratis. No, erano solo delle monetine. Ok, ok, ok. Ho sprecato un po' il mio tempo. Le monetine non mi servono. Vediamo di partire verso... Wow, Bowser ha fatto veramente le cose in grande, eh? Non c'è che dire. Signor Bowser, salve, come va? Tutto bene? Facciamo un bello scontro finale tutte cose prima che mi si scarichi il controller? Ila, guardalo quanto non è serio. È super incazzato con la vita. Mario! È tutto quello che sai dire, ciccia, eh? Non ha detto altro, avevano poche battute per lei. E ti hanno fatto anche un film molto lusinghiero. Dai, Bowser, come fate ad accoppiarvi? È un problema logistico non da poco. Troppo tardi! No, guarda, non l'hai ancora spanata. Stiamo andando sulla luna per sposarci. Ma perché? Abbiamo già le lune e tu vai sulla luna. Senti, Mario, lascia stare a sto punto. Ce la faccio imbarcarmi al volo? Niente biglietto, Mario, mi dispiace. Oh. Battuta alla Indiana Jones, ma insomma ci siamo capiti. Ma come sulla luna? Scusate, non c'è atmosfera respirabile. Ma io perché non mi faccio i cazzi miei? Succede? Non era un bel fuoco? Oh no. Oh no. Il Gundam hanno. Oddio, di nuovo voi? Pensavo di avervi sconfitto. Ci siete tutti? Oddio. Ciao cara, ci sono tutti. Perfetto. Io non c'ho vite. E questi vogliono farmi affrontare il Gundam giapponese del Medioevo. Cosa volete dalla mia vita? Oh no.
Yay, buon anno anche a voi. Ma porca la miseria, giganterrimo. Che faccio io? Ok, lanciano le bombe. Direi che ci servirebbe l'uccelletto. Ah, uccelletto, ciao caro. Aspetta, vieni qua completamente. Grazie, grazie, grazie. Allora, cominciamo a bombardargli le gambine. Probabilmente prima o poi riuscirò a farlo cadere da un lato. No, la bomba mi è rimbalzata sopra. Non ho calcolato anche questa eventualità. Ottimo. Da dove cade? Ok, quindi che faccio? Faccio così. Oh, figo. Vediamoci la mossa perché probabilmente è a tempo. E gli picchietto il vetro. Maledetto rompiballe, ti segno io. Stracciare i maroni. Ok, funzionato anche meglio del previsto. Nonino, ricordi che non ha le vite extra? E però adesso... ah, può richiamare l'armatura. È un po' una porcata il gioco, eh. Non è giusto, è che stracocchio. Allora, quando volete lanciare le bombe, fate complimenti. Ah, l'ho lanciata malissimo. Sta malerrimo. Ok, ne bastano due. Ora quindi si scappotta da un'altra parte, da un altro lato e tutte cose. Vai caro. Vai caro, santo uccelletto. Cosa faremo senza di te? Aspetta, vai, 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 vai. Puntava particolarmente sulle balle rispetto agli altri. Proprio così. Ah, vedi, vedi, cacciate sta sui maroni. Ok, curiosamente sono riuscito fino adesso a non farmi colpire. A Gundam. Oh, porca miseria, si triggera. Si triggera. No. Credo mi colpissero l'uccelletto. Ma perché dovete rompere i maroni? Occhio che carica, occhio che carica. Perfetto. Ok, è abbastanza facile da schivare per adesso. Non c'è due senza tre. Ovviamente non c'è due senza tre, Lorino. Tagliero. Signori, le lanciamo un po' di bombe. Che è sta roba? Che è sta roba? Aspetta. Ma porca la miseria, cos'è? Ok, li posso rimandare indietro? O eventualmente li danneggiano anche loro? Ah, sono tipo dei fuochi d'artificio. Ok, aspettate che mi stavo sfruttando un attimino di lato. No, 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 maledetto fuoco d'artificio. Ma basta lanciare i fuochi d'artificio. Aspetta, 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 non so se ci mette anche il tizio. Ok, aspetta, eliminati. Ah, ce l'ho davanti. Porca miseria, uccelletto, corri. No, che non siamo per 9000. Aspetta, 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 aspetta. No, no, l'ho lanciato malissimo. Ok, perfetto. Avete un pochettino rotto le balle. Uccelletto. Anzi, cugino dell'uccelletto. Aspetta, vai su. E no, da questa parte. Aspetta, no, dall'altro lato. Caccia la mise. Riaccia. Ed ecco che il telone comincia a farsi prendere dall'ansia. Se non si fosse notato. Ancora un attimo. Ancora un attimo. Aspetta. No, 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 no. Oh, che culo. Oh, per un secondo ho temuto il peggio. Aspettate che recupero il cuore. Ottimo, ottimo, ottimo. Quanti rompipalle mancano ancora? Domando per un amico. Ce n'è uno dietro di sicuro. Oh, maronne. Aspetta che hanno iniziato la zona di sticoti. Caccia la miseria. Aspetta. Ok, una volta che me ne sono liberato devo anche scappare via. È troppo grande, è troppo grosso. Rocco, aiutami tu. Aspetta, le bombe adesso no. Le bombe adesso no, vai. No, una bomba è esplosa contro l'altra. Uccelletto, io mi toglierei da lì, eh. È un brutto punto in cui mettersi. E io t'avevo avvertito. E madonna, a te. È stato veramente spalmato malissimo. Ma che brutto modo di andarsene. Ok, arrivano le bombe. Aspetta, ok, ottimo. E... ok, sembra... no. Sembra meno fattibile del... previsto? Ok. No! Che? Ogni tanto mi vai tipo di sbiego. Oh, oh, è andato meglio del previsto, è andato meglio del previsto. Addio, signore. Aspetta, riavvicinati, cosa? No, quello è metallo, quello è metallo. Aspetta, mi buttate fuori dalla mappa. Credo mi abbiano buttato fuori dalla mappa per un secondo, ho temuto il peggio. Ah, po', beh, se lo fai in legno, scusa, genius. Esplode? Michael Bay sposta tipo una cifra. Buon anno! Beh, non credo che li rivedremo molto presto, se dovessi ipotizzare. Posto? Ah, che cosa molto da Looney Tunes in effetti. Sì, vabbè, ormai le lune triple neanche ci servissero per raggiungere la luna. Ok, neanche troppi traumi. Dai, siamo onesti. È andato tutto abbastanza bene. Ho fatto qualche cagata io, ma ragazzi, la prima volta che affronti la mappa ero già in ansia. Ammetto, perché mi avete detto: Loni, io sono caduto di sotto 80 milioni di volte. Resa dei conti al castello di Bowser. Sì, ma la viabilità da queste parti non è il massimo, eh. Che poi davvero come si spostano loro? Stai direttamente sull'aeronave. Mario, come la mettiamo allora? Quando finisci di fare le piroette? Bravo, bravo, bravo. Sì, ha le monetine sopra in effetti. Ah, ci mancava così poco. E invece ci siamo lasciati scappare Bowser, che è fuggito a zampe levate sulla luna. Beh, ci possiamo andare anche noi. Ma possiamo seguirlo a bordo della Odyssey. Presto, Mario, lanciami sul mappamondo. Ok, coso, vai tranquillo. Bene, giustamente si va anche sulla luna. Ok, mi sa che stavolta superiamo abbondantemente le 200 lune. Probabilmente saremo a 205, 207, se dovessi ipotizzare. Oh, e il pallone è completo. E, 207, ci ho azzeccato proprio giusto giusto. Perfetto. Appena il 20% di quella all'interno del gioco.
Ma che stra... Ma lasciamo stare. Mi avete detto che molti contenuti si aprono, lo so, si accedono solo dopo aver completato il gioco stesso. La Odyssey funziona a pieno regime. A posto, quindi prossima destinazione la Luna. Mi sembra un po' eccessivo, ho già fatto quasi tutto il giro del mondo. Bowser non può sfuggirci, lo inseguiremo fino al regno della Luna, anche quello è un regno. Giustamente non so perché mi stupisco. Forza, è ora di salvare Tiara e Peach. Ma se ho fatto tutto io, porca la miseria. Buono gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Immagino che col prossimo, una volta conquistata la Luna e sconfitto Bowser, le nostre avventure dovrebbero giungere al termine. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio pungolare male male dall'uccelletto. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!